In questo video condividerò tre tecniche che ti aiuteranno a far impazzire un uomo, ma fai attenzione perché sono così efficaci che potrebbero portarlo a sviluppare una vera e propria dipendenza da te. Importante! Una volta che avrai guardato il video, io ti invito ad andare qua in descrizione e dal link scaricare il videogioco che ho selezionato per te. È importante che tu lo faccia. Che tu possa scaricare e giocare a questo videogioco, perché in questo modo potrai capire quali sono i veri motivi, le vere ragioni per cui i tre suggerimenti che andrò a condividere con te in questo video sono così efficaci. Ma adesso immagino che tu sia pronta, quindi iniziamo. Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo ogni volta che pubblicherò un nuovo video tu riceverai una notifica. Io sono nato nel 78 e come altri ragazzini della mia età ho trascorso molto tempo nelle sale giochi. Quando avevo 10 anni, la domenica mattina alle 10:30 iniziava la messa, quindi con i miei amici andavamo alla messa e non appena finiva la liturgia, di corsa tutti andavamo al bar. Il primo che arrivava sceglieva il videogioco a cui giocare e gli altri rimanevano in attesa del loro turno. E ti bastava inserire una moneta da 100 lire, da 100 lire. Così iniziava la tua partita, entravi in questo mondo magico. Di videogiochi ce n'erano molti, ma i più famosi, quelli che poi hanno fatto la storia a cui noi giocavamo, sono Super Mario Bros., Bubble Bubble, Tetris, Pac-Man. Ma il mio preferito era Circus Charlie. Un videogioco uscito nel 1984 e prodotto da Konami. In poche parole, la mia paghetta settimanale, o parte della mia paghetta settimanale, la regalavo a Charlie. E quando finivo il credito, rimanevo a guardare che giocava ed era più bravo di me. Curiosavo. Ora, dopo 35 anni, finalmente ho raggiunto la maturità per dire che i videogiochi mi piacevano e tuttora mi piacciono. E se non ci gioco oggi è perché non voglio cadere in questa dipendenza. Ma da quanto mi raccontate durante le sessioni di coaching, mi accorgo di non essere il solo uomo che rischia di sviluppare una dipendenza dai videogiochi. Infatti mi confessate di avere o di aver avuto almeno un compagno che trascorreva molto tempo davanti ad una console o davanti ad un'app del telefono. Se vi è capitato di avere una relazione come questa con un uomo dipendente dai videogiochi, vi chiedo di lasciare, anzi, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. Io vi capisco quando mi raccontate che è frustrante avere un compagno che è più interessato ad un videogioco che alla propria ragazza. Io vi capisco quando gli gridate: "Sei un ragazzino! Mi sembri mio nipote!" Ma quando crescerai? Io vi capisco, ma poi mi chiedo: perché non vi siete mai domandate perché gli piaceranno così tanto i videogiochi? Ora, dopo tanti anni che mi dedico al coaching, credo di conoscervi in quanto donne, quindi di conoscerti almeno un po'. E sono certo che ti sarà capitato che una sorella, un'amica, o un coach ti abbia detto: devi farti desiderare da un uomo. Bene. Perché in questo video io voglio spiegarti proprio questo. E lo farò prendendo come esempio qualcosa che tu hai avuto sempre sotto gli occhi, ma che non ti sei mai fermata ad osservare. I videogiochi.
Nei prossimi minuti scoprirai le dinamiche del videogioco che coinvolgono un uomo e come puoi utilizzarle per farlo impazzire d'amore per te. Facciamo una rapida analisi di come funziona un videogioco, perché in questo modo scoprirai quali sono le tre tecniche che andremo ad utilizzare nella tua relazione. Se ci pensi bene, il videogioco rappresenta una sfida. Non è né troppo facile da risultare scontato, né troppo difficile da portarti a rinunciare. Il videogioco è diviso in livelli. Nella fase iniziale il videogioco è semplice. In questo modo sei invogliato a giocare, ti diverti e sviluppi un'abitudine. Poi, un po' alla volta, le prove diventano più difficili, in modo che la sfida si rinnovi. Il videogioco ha un finale, ma tu non sai quale sia. Questo mistero ti porta ad andare avanti, sfida dopo sfida, livello dopo livello, con il solo scopo di ricevere il premio. Questi sono i tre principi di un videogioco e vediamo adesso come puoi applicarli alle relazioni. Numero 1. La sfida. Un problema piuttosto frequente è che la maggior parte delle donne non ha capito cosa sia la sfida per un uomo. Se un videogioco fin dal primo livello è troppo difficile, noi ci scoraggiamo e rinunciamo, perdiamo l'interesse. La stessa cosa avviene se un videogioco è troppo semplice. Lo diamo per scontato. Non c'è la sfida. Ciò che serve è trovare il giusto equilibrio, la giusta tensione. Una metafora rappresentativa di questa tensione potrebbe essere un elastico. Quando c'è troppa tensione, il rapporto si rompe. Quando c'è poca tensione, manca di interesse. Quindi non rimane che trovare la tensione giusta. Ora potresti dirmi: Riccardo, ho capito il concetto, ma come faccio ad applicare la tensione giusta a questo rapporto? Non esiste una regola assoluta. Il comportamento varia da persona a persona e da relazione a relazione. E questo è il motivo per cui io tengo sessioni di coaching individuali. In questo modo l'opportunità di conoscere la persona che mi contatta, l'uomo con cui ha avuto la relazione e che tipo di storia hanno avuto. In base alle informazioni ricevute sarà possibile stabilire qual è più o meno il comportamento indicato per creare la tensione giusta. Quindi non prendere questo video come la soluzione definitiva, ma consideralo un'idea da cui partire. Se vuoi approfondire o vuoi provare una sessione di coaching, qua in alto e in descrizione ti lascio un link dove troverai tutte le informazioni. Ad ogni modo, proviamo a tracciare una linea che ti permetta in totale autonomia di stabilire qual è il comportamento giusto che ti potrebbe portare a farlo impazzire creando quella tensione giusta. Abbiamo visto che se il videogioco è troppo difficile, lui abbandona, rinuncia, non gioca più. Come possiamo applicare questo concetto alla relazione? Se tu, fin dal primo incontro, ti dimostri irraggiungibile o hai delle pretese troppo elevate, è normale che lui perda l'interesse. Se vedo che ogni mio tentativo di sedurti, conquistarti, conoscerti, uscire con te, si conclude con un insuccesso, smetterò di insistere ed andrò a cercare altrove. Un esempio potrebbero essere le donne che nel gergo tecnico se la tirano, o che fin dal primo incontro ti parlano già di relazione, di famiglia, di figli.
Se il livello numero 1 del videogioco è troppo difficile, io smetto di giocare. Cosa significa rendere troppo semplice il livello del videogioco o della relazione? Che ad ogni mia richiesta tu ti mostri disponibile. E questo mi porterebbe a darti per scontata, considerarti prevedibile. In questo caso perdo interesse, perché non vengo messo di fronte ad alcuna sfida. Ricorda, nessun uomo si diverte a giocare una partita di cui già conosce il risultato finale. A questo punto arriva la parte interessante. Cosa significa sfidare il videogioco? E quindi cosa significa creare la tensione giusta nella relazione? Significa sapere che ci sono delle possibilità di vittoria, ma non avere la certezza di poter vincere. Nel caso di una relazione significa che io riceverei dei segnali di interesse da parte tua senza che tu perda la tua identità. Questo mi dà modo di pensare che io con te ho delle speranze, ma che devo lottare per completare il livello, per raggiungere l'obiettivo. Posso immaginare che il concetto non sia chiaro e quindi potresti volermi domandare. Riccardo, fammi un esempio. Come posso creare la giusta tensione in un rapporto? Ti basta trovare il tuo centro. Devi avere una tua vita. In questo modo accetterai ciò che ti piace di quest'uomo, ma sarai pronta a rinunciare nel caso in cui lui ti dimostrerà di non avere le caratteristiche che tu stai cercando. E questo crea in una relazione la giusta tensione. Per quanto mi riguarda, questo è il disegno più rappresentativo del concetto che ti sto spiegando. Nel momento in cui la tua vita è una vita piena, dove hai i tuoi interessi, le tue passioni, le tue amicizie, accetterai un uomo nella tua vita solo se si presentano due condizioni. Se con quest'uomo avete affinità dal punto di vista emotivo, fisico ed intellettivo, e se la sua presenza porta un valore aggiunto alla tua vita. Detto in altre parole, lo accetteresti solo se si rivelerà la ciliegina giusta per la tua torta. Se non ci fossero queste condizioni, avresti la forza per allontanarlo, poiché sapresti che puoi stare bene anche senza di lui. Questo significa essere centrati, sapere ciò che si vuole per se stessi e nella relazione, dal punto di vista fisico, emotivo ed intellettivo, ed essere pronti a rinunciare se un uomo dimostra di non avere ciò che noi cerchiamo. E tutto questo crea la giusta tensione. Tutto questo, per un uomo, si converte in una sfida. Se vuoi trovare il tuo centro, io ti invito ad iscriverti al Life Coaching Club, dove ogni lunedì, in una live, alle 21:30, parliamo di crescita personale nelle relazioni. Ti basta andare qua in basso e cliccare su Abbonati. Ti ho appena spiegato la tecnica numero 1, la sfida. Immagino che tu abbia capito come funziona nei videogiochi e come puoi fare per utilizzarla nella relazione e far impazzire d'amore quest'uomo per te. Come puoi vedere, mancano ancora due tecniche. Nella numero 2 parleremo dell'importanza di creare dei livelli di coinvolgimento e nella numero 3 del mistero che si cela dietro un gran finale. Se ti interessa scoprire queste altre due tecniche, ho preparato un altro video. Ti lascio, o ti lascerò, se non ancora pronto, il link qua in alto o in descrizione. Visita, clicca e guarda. Adesso ti chiedo di andare qua in basso e di lasciarmi un commento. Spiegami cosa ne pensi di questa idea di utilizzare la sfida per far impazzire d'amore un uomo. Inoltre, se il video ti è piaciuto, mandalo, invialo ad un'amica. E se non l'hai fatto, lascia un mi piace. Aggiungo un'ultima cosa. Se vuoi andare qua in basso, puoi farlo e regalarmi un grazie o abbonarti a questo canale.
È un modo per sostenere il progetto e la creazione di contenuti gratuiti qua su YouTube. Ma adesso sono io ringrazio te. Grazie, grazie, grazie per avermi accompagnato fin qua. Ti mando un abbraccio e noi ci vediamo.